Ingegner Sandi, la ringraziamo di essere venuto oggi a Schilla per portare la sua testimonianza. Noi eravamo in un seminario sull'additive manufacturing, ma dove va la tecnologia? Bella domanda questa. La tecnologia spero che corra sempre come sta correndo adesso, perché a me piace rincorrerla e seguirla e soprattutto correre in fianco e utilizzarla. La macchina che voglio avere da guidare deve essere una macchina veloce. Ho la fortuna di averle adesso, ma confido che l'inventiva e la fantasia del popolo italiano venga fuori, ritorni ad essere quella che era l'ispiratrice per tutto il mondo. Come Efesolab, che cosa state facendo per l'additive manufacturing? Quello che si può fare come azienda di service. Efesolab è una delle tre società che ho fondato ed è quella che si occupa della commercializzazione di tutto quello che proviene da tecnologia additiva. Efesolab segue tutti i settori che possono pensare additivi. I suoi clienti sono per lo più grande azienda? O lei ha anche delle piccole e medie imprese? Lei sa che noi stiamo cercando molto di diffondere questa cultura dell'innovazione tecnologica anche nei confronti delle piccole. Qual è il suo osservatorio? È a 360 gradi. Da noi, abbiamo grosse industrie e abbiamo anche la persona curiosa. Lo showroom, l'ingresso della nostra azienda è uno showroom che si cammina sull'erba che cresce, si vedono formichine che si arrampicano su innaffiatori perché sono le formichine fatte con l'additive, e si vedono delle macchine basiche. È quello che la mentalità generale di chi cerca di conoscere questo grande fenomeno della stampa 3D è portato ad avere all'inizio. Pian pianino scopre anche le cose più importanti e le sfrutta al meglio, per cui noi abbiamo 360 gradi tutti quanti. E quali sono i vantaggi competitivi nell'applicare proprio questo additive manufacturing? A una domanda mi dicevano: cosa provi a utilizzare queste tecnologie? Io ho risposto in maniera molto diretta, ho detto: mi sembra di essere Dio, è una bestemmia, però io creo, faccio, e chi utilizza questa tecnologia dalla polvere, da un qualcosa che è inanimato, vede crescere qualcosa che ha pensato che vuole. Per cui è una similitudine esageratissima e anche blasfema, ma è proprio quello. Chi crea e chi si appoggia a questa tecnologia in pratica sta facendo un miracolo, una creazione di qualcosa di nuovo. E che cosa direbbe a una piccola azienda sul fatto che questo approccio sia un approccio vincente? Credici e vacci. Mio padre mi diceva sempre: non comprare il computer, cosa ti serve? Il computer ha rivoluzionato tutto. Cosa ti serve il telefonino portatile? Erano valigie, non serviva a niente, guarda cosa facciamo col telefonino. Per cui bisogna crederci. Senta, parlando delle applicazioni, no, io credo che sia importante poter mandare un messaggio alle aziende per capire in effetti quali possono essere i settori di applicazioni. Lei mi dirà tanti, però magari poi siccome siamo un popolo di inventori, di creatori, dobbiamo, ognuno di noi deve scoprirlo e deve trovare qual è la strada migliore per se stesso. Di applicazioni, quelle che vedo tra le più gettonate oggigiorno, quelle che mi piace di più sperimentare, è quella del biomedicale. Noi siamo in grado di fare i ricambi umani. Allora io ogni giorno riesco a fare un pezzo che può essere il ricambio umano di una persona. Uh-huh. E quella è la più grande vittoria. Grazie, quindi avete molte applicazioni anche nell'ambito medico. Moltissime. Abbiamo Syntac, che è leader mondiale nella ingegnerizzazione e nella costruzione e la produzione di protesi customizzate. Okay. Quindi si spazia. I settori coinvolti, sicuramente quell'ambito, quel settore è tra quelli in cui c'è già oggi un'ampia applicazione. E soprattutto un'esperienza già maturata, perché sono molti anni che ci lavoriamo.
E nell'automotive, secondo lei, le aziende cosa stanno facendo dal suo punto di vista? Stanno capendo che questo è un problema importante per loro? O... No, lo stanno prendendo come un'opportunità. Un must, un'opportunità. Io vedo dalle macchinette di racing piccoline, scaturiscono delle innovazioni significative. Secondo me il mondo dell'automotive utilizzerà sicuramente questa tecnologia. Grazie. Prego. Grazie. Prego.